Salve a tutti amici, benvenuti a questo video, io sono solo Pimpos e oggi siamo in compagnia di Santo Prince. Oggi ritorniamo su Oggi ritorniamo su Clash of Clans perché finalmente ci ritorniamo dopo tanto tempo. E abbiamo avviato una guerra, quindi oggi andiamo a massacrare un po' di truppe, un po' di castelli, un po' di cose. Quindi, come avete potuto capire, oggi facciamo una collaborazione con Santo Prince, di cui potete trovare il link in descrizione. Anche lui tratta giochi per Android. Questo video sarà caricato anche nel suo canale e quindi vedrete tutte le battaglie. Allora, vediamo un po' quello che dobbiamo fare, vediamo chi dobbiamo attaccare. Allora, bersaglio consigliato 35, forza, andiamo di 35. Ricognizione, vediamo un po' quello che c'è. Oh, tu aiutami qua. L'aiuto dal pubblico. Lui è l'esperto dei Clash of Clans. Quindi, allora, ci andrei di qua volendo. Sì, andiamoci qua. Ok, attacchiamo, forza, iniziamo. Che è? Sei pronto? Sì, consumerai, chi se ne frega, attacca. Attacchiamo, allora, innanzitutto con i gigantozzi, volendo. Quindi andiamoci di qua, oh, no, non clicca. Ok, clicca, vai di gigantozzi. Qua c'è la mongolfiere quella. Via, tutto. Le mongolfiere! Aiuto, mi stanno ammazzando, aiuto! Maghi, frecce. Qua fa tutto sto schierando. Non ho più niente da dire. In barbari. Qua c'ho una truppa donata. Vabbè, vai. Tutto schierato. Boom. Perché stanno morendo tutti ad uno, però. I giganti sono morti tutti. No, il gigante c'è uno. Uno sopravvissuto e gli altri tutti morti. Ma secondo me una stella la potrei fare. Forse. Ok, almeno una l'abbiamo fatta. Ok, vai. 60%. A me mi arriva, siccome sono in live, però, capito? Mi arriva dopo. Qua i miei maghetti stanno facendo il devasto con tutti gli arcedini. Per te? Fireball. Stai distruggendo. Il devasto. Oh, non me l'aspettavo. Se ti cade il municipio, fai 2 stelle. Te lo dico. Fatta. Bellissimo. A me mi arriva dopo. Cioè, sembravano stupe, stavano morendo tutti. Ora praticamente stiamo vincendo la battaglia. Ora il problema sarà nemici. Mi raccomando, chiunque nel clan, attaccate come se non ci fosse un domani. Che dobbiamo portarci a casa la vittoria. Cioè, stiamo facendo 3 stelle, ma 5% ci manca. 98. Via. Oh, massacrata sta cosa. Via. 100%. Vittoria. Dopo 3 ore, caspunta. 16.000 di oro e 16.000 di elisir. Fatto. Perfetto. Battaglia abbastanza semplice per me. Io ancora sono all'inizio. Quindi, ora che facciamo? Ora, niente. Ora, se vuoi attaccare un'altra volta, puoi attaccare. No, ora attacchi tu. Facciamo alternato. Allora, ora attaccherà Santo Prince. Vediamo che cosa sa fare. Ragazzi, già ci hanno rotto proprio 3 stelle. No, non so se mi spiego. Un nome strano, chi cavolo è questo? Vabbè, un giapponese che ci ha rotto, ha fatto 3 stelle, come cavolo ha fatto? Ma va bene, allora io siccome sono un pochino altino, vedremo di attaccare un pochino a qualcuno di preponente. Il numero quale? Ma penso di attaccare casomai il 4. Il 4? Io come guardo la tua battaglia? Vai nel 4. E poi quando ti spunta ricognizione fai. Quando ti spunta guarda live, clicca guarda live. Vuoi attaccare questo? Sei sicuro? No. Vabbè, allora c'è un barbaro qua bello grosso. Io pure ce l'ho bello grosso. Allora, no, vabbè, attacchiamo il 6. Ok, andiamo al 6, quella era troppo effettivamente forte. Andiamo al 6. Qualcuno. Se vediamo, ricognizione. Speriamo che qualcuno ha donato qualche truppa. Perché questo effettivamente sembra più facile rispetto a quelli prima. Vabbè, allora attacchiamo, vediamo se possiamo fare almeno. Mamma, aspetta, allora. Ho un esercito un pochino scarso, però vabbè. Allora. Guarda allora. Live. Ok, vediamo quello che fa Santo Prince. C'è pure i barbari giganti al 5. E tutto cosa? Sì. Fulminanzi, barbarozzi, gigantozzi, magozzi, bombaccia nascosta. Vai, qua effettivamente le cose sono un po' bruttine. Talè, si infuriò quello. Picchia. Qua c'è un pecca. Qua c'è un altro pecca.
niente, almeno il devasto davvero, il devasto totale, il devasto di pecca e giganti, giganti bar, come si chiamano questi qua? Barbaroni, barbaracci. Io ce l'ho a livello 4. Come si chiama? Una stella fatta e rompiamo due stelle. Mamma, il devasto 54%. Lui non ci arriva a 3 stelle sicuro. Come? Ci sono arrivato. Ci arriva a 3 stelle. Con i pecca ancora vivi. C'è tu un pecca ancora sano qua. Tu guarda il pecca. Il pecca che arriva e distrugge. Andiamo a distruggere la torre. Sbanged. Oh, pecca. C'è un pecca che non sa se vivere o morire. È non morto. Sa che cosa ha deciso. Vai, re barbaro. Siamo tutti con te. Oh, sono arrivato all'82%. Dico, basta che abbiamo vinto, l'importante è questo. Allora, se mi distrugge quell'arciere, quel... Cioè, guarda quanto vita c'ha quel, il re barbaro. Il re barbaro forte. Al 5 pure. Io ce l'ho al 5. Come fa le 3 stelle facilmente. Papom, addio. Questa cosa cos'è? Eh? Cos'è sta cosa? La trivella di Elisir Nero. Andate sull'ultima casetta all'angolo. Vai. C'è la casetta per. No, non venite, mi prego. Mi arrendo. Pecca. Vai. Sciametarra. Mi arrendo. Gigante. Bang. Aspetta, quando noi. C'è un gigante là dentro. Ah, va, un altro casuto. All'altro. E che c'è un altro gigante qua dentro? Nascosto poi. Vai, re barbaro. 50 secondi. Ora sta pregando. Non venite, vi prego, non mi scoprite qua ciao. Dentro. 99% se non faccio 3 stelle, va. Ce ne a sono livello 6 qua, no, non c'è più niente. Forza, picchiate. Già io. Un altro coso c'è. Se ne rifatto. Morto, perfetto. 3 stelle. Oh, 3 stelline fatte bellissime. Ok, ora vediamo chi devo attaccare io. Che qua io sono un po' piccolino. Ok, bersaglio consigliato il 33, come dice. Aspetta un minuto che devo arrivare al 33. Prendete. Quindi facciamo una ricognizione, vediamo un po' sto tizio che cosa c'è. Niente. Cioè se qua non fai 10 stelle. Allora, io attacco da destra, dove c'è il maghetto. Distruggiamo la torre. Sì, attacca di là perché nella torre dell'acciaio ci sarà qualche trappola. È sicuro. Quindi attacchiamo da qui, partiamo sempre con i gigantozzi. Da questa parte ammazziamo pure il carnole e pure. Dai, da questa parte sono già online. Via. Ci sono le mongolfiere, che faccio? E arciere mago vicino alle mongolfiere. Vai così tutto, colpite come se ci fosse un domani. Sì, perché loro si concentrano sui giganti. Mongolfiere distrutta. Sì, vai. Via, forza, attaccate, distruggete il mondo. La furia non ce l'hai? No. Bello, bravo. Vai che adesso si unisco. Questi due giganti non dove stanno andando? Allora, se ti distruggono il municipio già una stella sicura. Mi sa di sì. Ho fatto. Meno male. Ci sono due giganti qua che stanno disertando. Due giganti che se ne vanno a prenderci un caffè. Ah, sono andati alla torre. No! Addio, giganti. Che è successo? Vabbè, va tanto. Te l'ho detto. Buono, li stanno attirando. E quelli maghi arcerini stanno facendo il devasto. Via, ammazzate tutto. Forse sono amici su Facebook. Sono sempre miti. Ammazzate allora, la torre. Se cade il castello forse un'altra stella c'è. Dai, almeno due stelle dobbiamo fare. Sono troppo lontane però dalle torri. Mi sa che una per miracolo l'abbiamo fatta. Vai arcerine, distruggete. Niente, sono morte. Una è rimasta. Una vai. Morta, 36%. Io ho finito. Bellissimo. L'importante è vincere. Intanto come funziona la guerra? Cioè, l'importante è vincere o fare 3 stelle? No, l'importante è vincere facendo molte stelle. E quindi mi sono fregato. Sì. Ho fatto una stella. Paziente. Ora un altro attacco, truppe permettendo. Perché si era dimenticato di craftarle, di qua con calcio, di addestrarle. A chi attacchiamo? Allora, io cosa ho attaccato? Il 3? Oh no, il 6 ho attaccato. Il 4 com'è? Fammi vedere il 4. Vediamo il 4 com'è. Io proverei a attaccare al 4. È quello di prima, il 4. E io provo ad attaccare il 4. Questo costa mura così viola. E il 3 com'è? Il 3 è ancora più forte di questo. Ma non lo so. Attaccherei il 4. Decidete. 4 è deciso. Aspetta che ci vado. Ragazzi, attacchiamo il 4. Abbiamo un TH8, va. Aiuto. 4, sta attaccando. Aspetta, questo è il livello... Livello 7, io mi spavento. Ma attacchiamo. Attacchiamo, via. Vai. Sembra un rotto. No, vai. Allora,
Guardiamo allora, la live. Vai. Allora, andiamo, andiamo. Allora, io forza. Prima di tutto attacco. Da dove attacchi? Io attacco di qua. Lui poi ci va sparato di fulmine così diretto. Così. E poi. I soliti re barbari. I draghetti. Ma sono i tuoi? Sì. Cioè, io, quando si sbloccano sta cosa? A tanto. Io non le vedrò mai praticamente. Almeno una stella la facciamo. Ma direi, cioè, 7000 draghi. Ma come con tutti questi draghi? Se, cioè, ci sta incendiando, cioè, la devasto. Città ci sta incendiando. Quindi queste cose che mi sparano, cioè, le cose, il fuoco d'artificio. Non l'hanno distrutto! Intanto il municipio tu sta prendendo. Due stelle. Due stelle fatte per adesso. Ma già io a due stelle mi fermerei, eh. Dici tu. Ma sì. Volendo. Vai draghetti. Pensateci voi. Il devasto. E perché non li hai messi stavolta? No, solo draghi. Sono draghi. Mi sì. Ma se tu vedi i draghi a che livello ce l'ho? In che livello è? Assai. Livello 2. Okay. È già 2, è grande. Io ho provato i draghi a livello 4. Il devasto. Ragazzi, il devasto. Cioè non ce n'è per nessuno. Ma altre 3 stelle? Mi sa di sì. Ma che è? Le stelline del rebarbaro morì, così muore. Sì, il rebarbaro se trova le giuste difese muore. Mi sembra che ha dato una testata, non palo. Le stelline. E si fanno 3 stelle, facili. Fatto. 9900. Ragazzi, lui è il mago di Clash of Clans. Andiamo alla mappa di guerra. Truppe non ne abbiamo più, quindi direi che non possiamo attaccare più. Direi. Il problema di questo gioco è questo. Faccio 10 maghetti, 10 giganti. Sì, in amicizia. Quindi, ragazzi, per oggi direi che abbiamo visto abbastanza. Siamo ritornati su Clash of Clans in maniera veramente aggressiva, direi. Quindi, al solito, se vi è piaciuto, lasciate un bel like. Vi ricordo di seguirmi anche sul pagina Facebook, Twitter, come tutte le social. Di tutti i link in descrizione. Iscrivetevi al canale. E un saluto dal vostro Santo Prince. Per oggi è tutto, al prossimo video. E oggi torniamo alla domenica horror e siamo su Paranormal Territory 2. La casa effettivamente all'inizio sembra abbastanza accogliente. Mi ci avvicinerei poi, salve.